Ciao, siamo su netbooknews.it. Mi è appena arrivato il Kindle Fire HD, nuovo tablet Amazon. Vado subito ad aprire la confezione, così vediamo cosa contiene e le caratteristiche principali di questo 7 pollici, che ricordo sarà disponibile in Italia dal 25 ottobre. Vedete, la confezione è nera, come quella del Kindle Book Reader di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. All'interno è panna allo stesso modo. Qua in alto abbiamo, come al solito per Amazon, pochissima documentazione cartacea. Guardate, c'è soltanto questo foglietto illustrativo che ci spiega come sbloccare il tablet e come caricarlo. Nient'altro. Ecco qua il nostro tablet. È un 7 pollici con schermo HD 1280x800, ha un nuovo processore dual core, poi dopo lo vedremo meglio. All'interno della confezione, l'ultima cosa, eccola qua, è il cavettino di ricarica nero con micro USB e USB per collegarlo al computer per caricarlo. Non è abbinato, come al solito per i prodotti Kindle, il caricatore da corrente da muro che va acquistato separatamente. Bene, vediamo subito il tablet. Tolgo questa plastica di protezione. È nero, in gomma morbida, sento subito sul retro. Eccolo qua, molto, molto leggero, poi ovviamente vi dirò tutti i dettagli tecnici nella recensione abbinata a questo video. Sul fondo abbiamo il connettore HDMI per collegarlo ad un monitor, quindi per la riproduzione video su un monitor esterno, e abbiamo anche il connettore micro USB di cui abbiamo visto prima il cavo. Sull'altro lato nulla, lo sto vedendo anch'io per la prima volta. Qua abbiamo il tastino per accenderlo, il bilanciere per volume, il jack da 3,5 mm per le cuffie, qua sul lato, su quello che possiamo definire lato destro. Il retro, come ho già detto, ha questa plastica gommata, tutta la parte posteriore è gommata e anche parte dei bordi qua che permettono di tenere la presa in questo modo. È un pochetto più largo del Nexus 7, così almeno vado a sensazione, poi vedrò bene le specifiche tecniche. Sul fronte abbiamo la fotocamera integrata HD, nessuna fotocamera sul retro. Ovviamente lo schermo è un 1280x800 pixel, il processore è un OMAP a 1,2 GHz. Adesso vedo come accenderlo. Ecco qua, diamo la prima accensione. Ecco qua, Kindle Fire. Usa un sistema operativo basato su Android, ma di fatto personalizzato tantissimo da Amazon, che per la prima volta commercializza in Italia i suoi tablet. Quindi ci sarà per la prima volta, noi italiani avremo modo di sfruttare alcuni dei servizi che Amazon è solita rilasciare in alcune parti d'Europa e soprattutto negli Stati Uniti. La procedura di boot qua ancora non è completata. Ok, ho fatto, ma voglio farvi vedere una cosa nella procedura di primo avvio. Il Kindle vi arriva già registrato con il vostro account Amazon. Io l'ho comprato su Amazon.com e appunto l'ho registrato con il mio nome. Mi arriva già registrato la stessa cosa che succede con gli ebook reader della serie Kindle, quindi il tablet è già pronto per l'utilizzo. Ed eccoci con l'interfaccia grafica del sistema operativo Amazon di questo Kindle Fire HD. Vedete, questi sono i miei libri che mi vengono proposti in home, ma posso fare una ricerca sopra le varie categorie della libreria Amazon. Fondamentalmente il sistema operativo è una sorta di shop online del servizio Amazon, dell'ecosistema Amazon. Qua sopra avete visto, ho aperto questa sorta, anzi mettiamo lo schermo al massimo, lo è già. Facciamo una prova di navigazione web, apro la ricerca, metto web, andiamo su epc.it, giusto per fare un test. Eccoci. Beh, reattività veramente buona, il rendering come al solito, al primo rendering c'è qualche leggero ritardo, ma poi una volta fatto ecco che tutto è ok. Provo magari ad aprire un articolo, anzi proprio questo con la Nexus 7, che è il principale rivale, comunque la principale alternativa a questo 7 pollici, anche nel prezzo, visto che costano entrambi 199 dollari negli Stati Uniti. Vediamo se viene caricato il video, poi magari dovrò un attimo approfondire, non so se c'è il plugin Flash. Sì, vediamo se parte. Ciao Eccolo che openc.it, oggi parte. vediamo la video recensione Il al volume è Kindle molto Nexus molto 7. alto, in effetti Amazon conferma che in questo tablet sono, un attimo lo abbasso, ecco, sono installati fondamentalmente quattro altoparlanti, due per lato, l'abbiamo visto anche nel video. È talmente alto, scusate, lo abbasso, eccolo. Sono installati quattro altoparlanti, due per lato, per una tecnologia esclusiva Amazon, quindi veramente confermo che questa cosa, che il volume è davvero davvero sostenuto. Bene, voglio uscire, però voglio tornare in home.
Vediamo se riesco. Eccoci qua, vedete qua nella home mi appare la mia pagina di PC appena aperta. Bene, dovrò testare a fondo l'interfaccia utente di questo Kindle Fire HD. La reattività comunque mi sembra buona, il processore alla fine è un dual core, un OMAP 4, quindi le prestazioni dovrebbero essere quantomeno accettabili. La qualità costruttiva mi sembra veramente ottima, il tablet è veramente solido, non ci sono scricchiolii o flessioni, è molto sottile, ha queste forme squadrate molto molto solide che gli danno una buona stabilità. Non è però piccolissimo, soprattutto se preso così in verticale con una mano soltanto, sì, serve una mano abbastanza grande. Ecco, magari qualcuno con le mani piccole potrebbe avere dei leggeri problemi ad utilizzarlo, ecco, in questo modo. Mi prenderò comunque tutto il tempo necessario per provarlo a fondo, le caratteristiche multimediali soprattutto mi interessano particolarmente. Avrò anche, spero, modo di familiarizzare con questa interfaccia grafica per cercare di capire quanto può essere conveniente prendere un tablet come questo, quindi affidarsi ai servizi Amazon e a quelle applicazioni Android compatibili piuttosto che magari acquistare un prodotto un po' più standard come potrebbe essere il Nexus 7. Ai prossimi giorni per la recensione completa di Kindle Fire HD la troverete come al solito su netbooknews.it.